Sant'Anna. Grave incidente stradale martedì pomeriggio sulla Romea. All'altezza del semaforo un tir per cause ancora al vaglio della polizia municipale non è riuscito a fermarsi, impattando violentemente contro un camper. A bordo due coppie di romani, tutte trasportate in ospedale. Per una donna di 57 anni però non c'è stato nulla da fare. Nonostante i tentativi di rianimazione sul posto e durante il trasferimento al nosocomio, non ce l'ha fatta. In gravi condizioni invece un 69enne per il pesante trauma toracico riportato, con possibili problemi anche alla colonna vertebrale. Jesolo. Lite violenta in un locale notturno, tra i componenti di una comitiva di giovani residenti nel milanese e nel bergamasco. Ad avere la peggio uno dei milanesi, preso a pugni con conseguente frattura facciale. Gli agenti di polizia sono riusciti a riportare per quanto possibile la calma. Ora le posizioni di alcuni del gruppo, almeno quattro, sono al vaglio delle forze dell'ordine. Non è escluso che anche le telecamere di sicurezza della discoteca possano contribuire a far luce sulla dinamica della vicenda, in attesa anche che il ferito portato in ospedale possa dire la sua. Favaro. Slitta ancora il via alle corse del tram fino a Venezia. Lo dichiara l'assessore Boraso dopo una riunione con ACTV, uffici della mobilità, PMV e polizia locale. Inizialmente il servizio si sarebbe dovuto attivare il 1 settembre, ma la commissione di sicurezza arriverà in città solo la prossima settimana per effettuare gli ultimi test. Entro il 16 dunque dovrebbe essere tutto pronto.